Cari amici, saluto in voi un'assemblea di donne e di uomini coraggiosi, perché veramente ci è voluto coraggio per seguire la politica del nostro partito in questi anni. Un coraggio che ha sfidato una certa immagine dei democratici cristiani che era diffusa all'interno della società italiana, quelli che fanno politica per il posto, per il vantaggio, quelli che stanno sempre col vincitore, quelli che non hanno il coraggio della opposizione, quelli che non hanno il coraggio della testimonianza. A Pier Ferdinando, a Lorenzo, a me, al gruppo dirigente di questo partito è toccato invece in modo crescente, sempre più difficile negli ultimi 5-6 anni, di chiedervi una politica di testimonianza, una politica per il bene del Paese, una politica che dice la verità contro il potere. Perché le società di oggi sono dominate da una manipolazione continua dei mezzi di comunicazione di massa che creano delle verità che sembrano indiscutibili. Il bipolarismo, vi ricordate quando c'era la religione del bipolarismo, non la convinzione, non una posizione politica, la religione del bipolarismo. E noi siamo stati gli atei di quella religione, siamo stati quelli che l'hanno sfidata, quelli che hanno detto al popolo la verità quando tutto quanto testimoniava a favore della menzogna. E dovevamo uscire dalla politica, e invece dalla politica stanno uscendo i sacerdoti del bipolarismo, perché poi la realtà alla fine si vendica. È possibile ingannare il popolo per un periodo, ma non per sempre, e prima o poi la verità viene fuori. Noi ci troviamo oggi in una grande transizione, è il passaggio da un mondo a un altro mondo, è una transizione non solo italiana ma europea e mondiale. Dentro questa transizione sono messi in gioco non solo i ruoli dei partiti, non è in gioco il futuro politico soltanto di Pier Ferdinando, di Lorenzo, mio, vostro, di ciascuno di voi, è in gioco molto di più. La questione è: di qui a 10 anni, di qui a 20 anni, i nostri figli vivranno in un paese prospero? Oppure noi prenderemo il posto della Cina fra i paesi poveri e la Cina prenderà il posto dell'Europa fra i paesi ricchi? Questi sono i problemi con i quali abbiamo a che fare. E per far fronte a questi problemi c'è bisogno di uno scatto, di energia, di convinzione. Dobbiamo cambiare abitudini consolidate, dobbiamo imparare virtù dimenticate. E questo è difficile e dobbiamo dire al popolo parole difficili. Monti ha detto al popolo una parola difficile: bisogna pagare i debiti. Non si può pensare che qualcun altro paghi i debiti che facciamo noi. E si è assunto il compito ingrato di operare senza anestesia un paese che altri avevano addormentato senza fare le operazioni necessarie. E io so che oggi, ognuno di voi lo sa, in questo paese difendere il governo Monti non è facile, non è difficile, perché l'operazione fa male, è un'operazione che salva la vita, è un'operazione che fa male. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire questa verità davanti al Paese e di dire che questa operazione di rigore che ha rimesso in ordine i conti dell'Italia permette adesso autorevolmente di lanciare in Europa una grande operazione per lo sviluppo. Io non so se questa partirà il 29 di giugno con il Consiglio europeo che ci sarà fra poco. Mi auguro che sia così, altrimenti dovremo aspettare ancora un poco, ma una grande operazione per lo sviluppo, perché chi ha i conti in ordine ha anche il diritto di dire adesso ho diritto al sostegno e all'aiuto. Paesi che hanno i conti in ordine e che sono attaccati dalla speculazione internazionale per ragioni meramente speculative hanno diritto al sostegno degli altri paesi europei. Dobbiamo riformare il nostro sistema di governo dell'euro su due principi. Uno è il principio di responsabilità, ognuno si paga i suoi debiti, ma l'altro è il principio di solidarietà: chi è aggredito dai mercati senza avere ragioni ha diritto di essere sostenuto e difeso. E diciamo chiaramente ai nostri amici tedeschi che si lamentano, questi vogliono i nostri soldi, il titolo della Bild di qualche giorno fa, che noi non abbiamo preso da loro neanche una lira, non dico un euro, neanche una lira. Non abbiamo preso e non prenderemo.
Anzi, l'Italia in questo momento ha contribuito ad operazioni di sostegno di altri paesi europei per 48 miliardi 200 milioni di euro. E non ci lamentiamo di questi gesti di solidarietà come fa non la Germania, ma sì una parte della stampa tedesca. E quindi abbiamo diritto di parlare da pari a pari, di discutere insieme di come si gestisce questa Europa. Qualcuno dice, l'avete sentito anche voi, la Banca Centrale Europea deve fare come la Federal Reserve degli Stati Uniti, e con ciò dicono che deve comprare i debiti degli Stati europei. È una follia, perché la Federal Reserve degli Stati Uniti non compra il debito della California, non compra il debito dell'Idaho, non compra il debito del Rhode Island, compra il debito degli Stati Uniti d'America. E allora noi dobbiamo avere il coraggio di dire con chiarezza che bisogna fare gli Stati Uniti d'Europa. Siamo arrivati ad un punto in cui siamo andati troppo avanti per tornare indietro alla lira. È una follia. Significa che i vostri risparmi come minimo dimezzano il loro valore. Chi ha 100.000 euro da parte si ritrova con 50.000 o meno. Che i salari dimezzano il loro valore. Che la disoccupazione raddoppia. È totalmente irresponsabile oggi dire usciamo dall'euro. Ma dietro quel foglio di carta col quale andiamo a fare la spesa, cosa c'è? Una volta c'era l'oro, andavi alla banca centrale e ti davano l'oro in cambio della carta firmata dal governatore della banca. Adesso o c'è la forza dello Stato, degli Stati Uniti d'Europa, o non c'è niente. Bisogna mettere dietro l'euro la forza degli Stati Uniti d'Europa. Questo è l'unico orizzonte che calma i mercati. Perché i mercati sono così turbolenti? Perché vogliono sapere, di qui a 5 anni l'euro c'è ancora? Se noi diciamo di qui a 5 anni ci sono gli Stati Uniti d'Europa, allora i mercati si calmano. Allora diventa anche possibile prendere quelle misure impegnative, gli euro bonds, il nuovo ruolo della Banca Centrale Europea e tante altre cose, su cui non vi annoierò, le quali ci consentono di dominare i mercati. Si dice, la politica è morta, dominano i mercati. Per forza, i mercati hanno una dimensione europea o mondiale. La politica mantiene una dimensione solo nazionale. Per far sentire la forza del popolo sovrano anche ai mercati, perché il mercato è una regola, non è un'assenza di regole, noi abbiamo bisogno di fare questo passo in avanti e dobbiamo, senza pudori, senza paure, lanciare questo messaggio. Vi assicuro che in altre parti d'Europa questo messaggio verrà raccolto, perché il tempo è maturo ed è giusto che noi in Italia siamo i primi a prendere in mano questa bandiera e a dirlo con chiarezza. Spiegando alla gente, l'euro ha perso popolarità, certo funziona male, ma se noi spieghiamo gli Stati Uniti d'Europa come orizzonte, il popolo italiano sente la verità e la forza di questo messaggio. Abbiamo sentito cose diverse, dicevo prima, appoggiare il governo Monti non è facile, è in corso una congiura vergognosa. Io mi sono assentato poco fa da questa sala per dare un'intervista al capo di Reuters, Reuters era la più grande agenzia di stampa europea, che è arrivato con una serie di domande velenose contro il governo Monti. Certo, a loro piacerebbe che Monti crollasse come prima tappa per far crollare l'Italia e far crollare anche l'euro e l'Europa, in modo da relegare l'Europa in una condizione totalmente subordinata in un mondo in cui l'unico centro di potere sono gli Stati Uniti d'America e la Cina e l'India magari domani. Noi dobbiamo essere consapevoli che come europei guidiamo il nostro destino. Se ci sfasciamo non contiamo assolutamente nulla. Allora sì, prendiamo il posto della Cina fra i paesi poveri, mentre la Cina emerge a prendere il nostro posto fra i paesi ricchi. C'è una volontà internazionale, ma anche una volontà interna. Io ho assistito a un dibattito vergognoso alla Camera dei Deputati, un dibattito vergognoso sulla questione degli esodati. Faccio una premessa. La Fornero ha commesso degli errori, si è sbagliata a contare, non ha saputo correggere i conti fasulli fatti dagli altri, ha detto in ritardo cose che se avesse detto prima avrebbero fermato le polemiche. E gli esodati vanno protetti, ma non si può neanche pensare che ognuno arrivato a 55 anni, se non ha un lavoro, deve essere messo in pensione o portato fino alla pensione. Dobbiamo costruire la capacità di orientare verso nuovi posti di lavoro, di dare formazione anche a persone che non sono più giovanissime, in modo che trovino nuovi posti di lavoro, che è meglio per loro,
Volete dire, a 55 anni faccio il pensionato, non è meglio che imparo un lavoro che salva il mio passato professionale e vado avanti? Allora, dobbiamo trovare soluzioni. La Fornero ha commesso degli errori, ma vedere il popolo delle libertà che applaudiva i democratici che applaudivano il popolo delle libertà, il godimento con la voglia di buttare giù il governo Prodi per tornare a fare la politica di prima, la politica in cui invece di tendere tutti verso l'obiettivo del bene del paese, ognuno si fa monetizzare dal governo questo favore da fare a questo favore da fare a quello, una mancia qui, un'altra mancia lì, e costruisco il mio consenso non su un obiettivo di bene comune ma su queste cose. Quella politica è finita. Se torna quella politica, finisce l'Italia. Parliamoci chiaro, noi siamo stati gli artefici della fine di quella politica. Noi abbiamo per primi indicato che quella politica era morta. E noi siamo i portatori della novità nella politica italiana, proprio attraverso quei 6 anni di politica di testimonianza che abbiamo fatto. Non rinunciamo a questa primogenitura, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che non basta. Non basta essere il meglio del vecchio. Il paese oggi reagisce contro il vecchio. Noi siamo il meglio di quelli che c'erano prima. È bello, dobbiamo esserne orgogliosi, ma non basta. Noi dobbiamo diventare portatori del nuovo. Quando abbiamo detto azzeriamo i vertici del partito, questo messaggio, parliamoci chiaro, non è stato capito bene. L'abbiamo anche lanciato male noi probabilmente, perché quando non ti capiscono la colpa è tua. Ma non vuol dire che noi rinunciamo alla storia, alle persone, non è uno sciogliete le righe. Qual è il grande patrimonio che noi abbiamo da portare nel partito nuovo? La classe dirigente che abbiamo selezionato, gli uomini coraggiosi che hanno fatto con noi questo tratto di cammino. Non è che si sbandano, bisogna che insieme con noi vadano a fare una cosa nuova, un obiettivo verso il quale stanno convergendo altri. Lunedì, qui a Roma, c'è l'assemblea del Forum dei Movimenti e delle Associazioni Cristiane del Mondo del Lavoro. Parlerà di Europa, spero che lanci l'idea degli Stati Uniti d'Europa, e comincerà a dire, come ha detto l'MCL al suo congresso, che in questo percorso di rinnovamento della politica italiana ci sono alcuni interlocutori inevitabili. Uno è il governo Monti. Monti, se potrà e vorrà venire, alcuni suoi ministri se potranno e vorranno venire, la novità non ripudia, non può ripudiare questo inizio. Ma l'altro interlocutore fondamentale è l'UDC. Non si può creare novità, il partito nuovo di cui c'è bisogno, non si può fare se non insieme con l'UDC. È l'UDC che porta la bandiera di questo partito nuovo, è l'UDC che porta l'esperienza politica, la quale permette che si costituisca il partito nuovo, perché la politica, abbiamo avuto una politica sbagliata, una politica che pretendeva di dominare anche sulla logica e sulla matematica. La politica nuova è una politica che sa che 2 più 2 devono fare sempre 4, ma anche la politica è una tecnica, e i tecnici cosiddetti non conoscono questa tecnica. Abbiamo visto diversi errori del governo Monti che nascono proprio dal fatto che, e allora noi dobbiamo mettere assieme il meglio del vecchio e il meglio del nuovo, dobbiamo mettere insieme quelli che dentro la vecchia politica hanno sperato e desiderato il nuovo con quelli che arrivano e sono portatori del nuovo, altrimenti il nuovo si perde se non c'è questo ponte, rischia di affogare. Il nostro ruolo è più grande, non più piccolo in questa fase della politica italiana. Dobbiamo averne l'orgoglio e dobbiamo essere più uniti, non possiamo permetterci divisioni interne fra di noi quando insieme dobbiamo essere portatori di questa sfida. Dicevo, i movimenti cattolici stanno venendo, a ottobre faranno un loro convegno, spero che a ottobre anche noi faremo qualche cosa di analogo e magari poi alla fine concludiamo insieme. Dobbiamo costruire un percorso comune, ma anche nell'area laica, nell'area della piccola e media impresa, poi le aree si sovrappongono fra di loro, molte cose si muovono. Io vorrei dire però con grande libertà, muovetevi, datevi da fare, non perdete tempo. Io sono un grande ammiratore di Luca Cordero di Montezemolo, però prima o poi si decida a fare qualcosa, si decida a fare qualcosa. E che cosa può fare se non confluire con noi? Qual è l'alternativa? Si può costruire davvero? Qualcuno può pensare di costruire futuro senza di noi? O se non lui, altri.
che in quell'area lì si muovono e dicono che vogliono fare cose. Vengano, nessuno escluso, ma si abbia il coraggio di muoversi con la consapevolezza dell'urgenza dei tempi, perché il consenso è uscito fuori dagli alvei tradizionali. Il popolo delle libertà è finito. Il direttore della Reuters poco fa mi chiedeva: cosa pensa lei delle affermazioni di Berlusconi per cui bisogna tornare alla lira e che il governo Monti deve cadere subito per fare le elezioni a ottobre? Io gli ho risposto: e cosa pensa lei delle affermazioni di Berlusconi per cui bisogna sostenere il governo Monti fino alla fine della legislatura e noi dobbiamo difendere fino all'ultimo l'euro? Perché lancia messaggi contraddittori. Perché li lancia? Perché è scemo? Non è scemo, tutto si può dire di Berlusconi tranne che è scemo. Li lancia perché il blocco che lui rappresenta si sta divaricando. Gli estremisti da una parte, i moderati dall'altra. Cos'hanno in comune Frattini e la Santanchè? Però io devo dire anche ai moderati del partito di Berlusconi: abbiate coraggio, non state a perdere tempo, perché il tempo non aspetta nessuno. C'è una canzone che dice: il tempo perduto non si ritrova mai, ed io che ho perso tempo ho perso la mia vita. Non vorrei che molta gente lì dentro alla fine si trovi a cantare questa canzone. Abbiate coraggio, è tempo di decidere. Noi abbiamo dato un esempio di coraggio, altri trovino la forza anche loro di seguire questo esempio. E viene un tempo in cui gli schieramenti politici cambiano radicalmente, anche le categorie a cui noi siamo abituati sono vecchie. Il centro, la destra, la sinistra, è ovvio che il centro è meglio della destra e della sinistra, ma dubito che colgano fino in fondo quello che sta succedendo adesso. Guardate quello che è successo in Grecia. La Grecia si è divisa secondo una linea di frattura che non è quella delle forze tradizionali e che mette assieme forze che tradizionalmente erano avversarie. E chi fa la linea di frattura è l'Europa. Chi vuole l'Europa, chi vuole accettare la sfida di costruire il futuro nell'Europa, e chi pensa di poter tornare al passato, che non c'è, e quindi cade nell'abisso. Ma in Germania non è diverso. Guardate che alla lunga in Germania faranno la grande coalizione anche lì, perché la linea di frattura è fra chi sente che c'è un cambiamento d'epoca, e in questo cambiamento d'epoca è pronto a rischiare per salvare il meglio del passato, il meglio, è pronto a rinunciare ai vizi del passato per salvare il meglio del passato, e chi invece non vuole vedere, e chi invece ha paura, e chi invece pensa di poter tornare ad un passato che non c'è più. E allora, anche sulla vicenda della legge elettorale, io non credo che si possa fare adesso una riforma semipresidenzialista alla francese, non basta eleggere il capo dello Stato, cambia tutto un equilibrio istituzionale, all'ultimo minuto uno fa un paio di emendamenti e non è possibile. Io dubito che si possa fare molto, e allora faccio una proposta: facciamo quello che si può fare, mettiamo le preferenze e togliamo il premio di maggioranza. Mettiamo le preferenze e togliamo il premio di maggioranza. Questo si può fare, e su questo poi andiamo a contare la forza reale che c'è nel paese. C'è tanto voto che è in giro e che cerca un punto di riferimento. Noi possiamo costruire questo punto di riferimento, non da soli, con altri. Anche il Papa chiama i cristiani all'impegno politico, ma avete notato il cambiamento d'accento per i 150 anni della fondazione della nazione, della rifondazione della nazione italiana? Non più per difendere i nostri valori, certo, per difendere i nostri valori, e daremo battaglia per difendere i nostri valori, dalla vita alla famiglia, all'educazione e così via, ma non solo per quello, per difendere l'unità della nazione italiana, che è minacciata di disfacimento. E per difendere l'unità della nazione italiana non fai il blocco cattolico, fai un partito nuovo in cui i cattolici insieme con altri, che animano un partito che fanno insieme con altri, il partito della unità degli italiani, il partito dell'Italia che affronta le sfide, il partito dell'Europa, e vediamo chi viene con noi. Noi non andremo con nessuno, non dobbiamo andare con nessuno, dobbiamo vedere su questo programma chi viene con noi.
Io non vi so dire quali forze politiche verranno con noi, anche perché non so quali forze politiche sopravviveranno fino alle prossime elezioni, ma vi dico che su questo programma viene con noi il popolo italiano. Grazie del vostro coraggio, andiamo avanti uniti.